Today is the day. Buongiorno ragazzi, buona domenica, come state? Speriamo che possa essere una buona domenica in tutto e per tutto, anche se l'Epifania tutte le feste si porta via, e le feste se le già portate via. Abbiamo ancora un giorno bonus, un giorno extra, e da lunedì 8 ricomincerà tutto per tutti, perché qualcuno ha già iniziato, qualcuno invece ancora no. Da lunedì 8 si ricomincia tutto per tutti, ma cerchiamo di concludere al meglio questo girone d'andata di Serie A. Vi chiedo per favore, vi imploro, vi scongiuro, vi supplico, non sarà facile, perché purtroppo abbiamo avuto anche delle brutte notizie. Sapevamo di Locatelli squalificato, non sapevamo della febbre di Cambiaso e non sapevamo del fastidio al ginocchio sinistro di Federico Chiesa, che sta iniziando a diventare una costante. Questa cosa mi fa preoccupare, questa cosa mi fa bestemmiare dentro, però dobbiamo conviverci. Facciamo un ragionamento molto zen, cerchiamo di guardare il bello di questa cosa, anche se di bello non c'è niente, ma il bello è che potremmo dare continuità a un giocatore come Yıldız, che ha fatto il suo, ha fatto vedere il suo, dato che Kane è fuori, Chiesa è fuori, per fortuna c'è questo gioiellino qua, e questo gioiellino qua lo teniamo forte, ci stringiamo forte a lui e lo tifiamo tutti insieme affinché anche oggi possa regalarci una prestazione di alto livello e quindi anche la vittoria della Juventus. Veniamo da qualche ora un po' travagliata anche per via del discorso legato all'Inter. Io ho fatto un video su tutto quello che è accaduto, ve lo lascio qui sopra nelle schede, non voglio tornarci sopra perché tutto quello che avevo da dire l'ho detto lì. Oggi voglio concentrarmi unicamente sulla partita. Per onestà vi dico che però questo video lo sto registrando sabato alle ore 18. Quindi se poi nel frattempo è successo qualcosa, io ancora non lo so, non posso commentarvelo, d'accordo? Questo è tutto quello che volevo dirvi prima di iniziare un video che, come vi dicevo nel video della conferenza stampa di Allegri di ieri, oggi non andremo a parlare della partita della Salernitana, di tutto quello che è successo in questo campionato alla Salernitana. Lo sappiamo, una squadra in difficoltà, è l'ultima squadra in classifica in Serie A, l'abbiamo vista qualche giorno fa in Coppa Italia, abbiamo vinto 6-1, prendiamo e buttiamolo via. Perché noi avevamo Chiesa, noi avevamo Cambiaso, noi avevamo Locatelli, loro non hanno schierato la formazione titolare, hanno invece schierato tanti giocatori che il campo l'avevano visto poco o niente. Oggi sarà una Salernitana diversa, con una voglia diversa, perché per fortuna loro, sfortuna nostra, hanno la possibilità di cancellare in fretta quell'umiliazione subita soltanto qualche giorno fa. Però oggi volevo parlare di qualcosa che ho lasciato un attimo decantare, mi ero un po' sfogato su X, su Twitter, e ne avevo parlato un pochettino, perché in un mondo normale una vittoria con 6 gol di scarto, anzi 5 gol di scarto, una vittoria con 6 gol segnati da parte della propria squadra del cuore, beh, i tifosi si limiterebbero a festeggiare. E dato che per quanto mi riguarda non viviamo in un mondo normale, ci ritroviamo dei commenti come questo. Io adesso vi posto uno dei tanti commenti, è di Chris Ferrero, che non me ne voglia, Chris Ferrero lo uso come capro espiatorio, ed eccolo qua. E dice: chissà se un giorno finalmente farai un video dove chiederai scusa al grande Max Allegri. Ora, non ci sarebbe nemmeno bisogno in realtà di un video del genere, però sono cose ovvie che mi piace ribadire, rimarcare, ma perché sono stupido io, probabilmente, sono scemo io, dovrei lasciar passare, dovrei lasciar correre, però mi piace sempre cercare di chiarire alcuni punti che magari possono passare un po' in qua, un po' in là, possa rimanere oscuri. Ripeto, non ce ne sarebbe bisogno, ma lo voglio fare. E parto dicendo che quest'anno Allegri, per quanto mi riguarda, ha dei grossi, anzi grossissimi meriti, principalmente dal punto di vista del rapporto che ha costruito con lo spogliatoio, che è una delle cose che ho criticato tanto invece l'anno scorso, perché vedevo a un certo punto, ho avuto addirittura dei dubbi di una squadra che potesse giocare contro l'allenatore. E tutto questo non lo dico io, lo dicono i risultati, lo dice la classifica, dato che abbiamo una Juve che, se vince oggi, va al secondo, meno due dal primo posto, quindi conferma il suo secondo posto contro i campioni d'inverno, con una sola sconfitta in campionato fino adesso, sperando che stasera possa limitarsi alla sola sconfitta col Sassuolo, che è l'unica stessa partita che alla fine ha perso l'Inter nel giorno d'andata, e abbiamo avuto anche una larga vittoria in Coppa Italia proprio contro la Salernitana. L'anno scorso, a inizio gennaio, non potevamo dire la stessa cosa, e non solo per questioni extracampo, perché ricorderete che poi tutto il casino extracampo è iniziato sul finale di dicembre, quando le squadre erano impegnate, quando i giocatori erano impegnati all'interno del mondiale che si è giocato nello scorso inverno. Quindi a gennaio noi avevamo già fallito alcuni obiettivi, il campionato aveva una classifica
classifica differente, con la Juventus che era più distante, che aveva raccolto meno punti, che sembrava meno anche convincente, per quanto questa Juve non sia stata convincente al 100%, quella dell'anno scorso aveva dato una sicurezza, se vogliamo, ancora minore, e poi ci arriviamo. La Juventus era già stata eliminata dalla Champions League, aveva già fatto delle figuracce sia in Italia che in Europa con squadre molto abbordabili. Insomma, la Juventus l'anno scorso è arrivata a questo punto, era più disastrata rispetto ad adesso. E questi sono fatti e queste sono cose che ci racconta il campo, che è il giudice che io ascolto sempre un po' di più rispetto alle mie sensazioni. Ecco, cerco di essere molto influenzabile lato campo, perché alla fine poi è quello che conta, è quello che ci fa capire le cose. Quindi se non riusciamo a scindere una critica oggettiva da un fanatismo, e attenzione, un fanatismo da un estremo all'altro, da parte di chi ama Allegri e da parte di chi odia Allegri, allora mi dispiace, ma io non posso farci nulla. Quest'anno la Juventus, dal punto di vista tattico, ha inserito una piccola novità, piccola grande in realtà, grande perché è una novità importante, che è il pressing. Piccola perché è una cosa che la Juventus utilizza soltanto di tanto in tanto, perché la Juve continua a alternare momenti passivi in cui difende 11 dietro la linea del centrocampo senza mai andare in pressione, a momenti di pressing, principalmente quando le squadre avversarie partono dal basso per cercare di segnare un gol in un momento in cui loro sono magari non ancora così pronti a difendere perché stanno impostando. Bene, questa cosa l'anno scorso non si vedeva e quindi questa è una miglioria tattica che passa anche da Magnanelli. Ricordate i momenti in cui si parla di Magnanelli? Passa anche da lui, dallo staff, e passa anche da Allegri. Quindi semplicemente la domanda che viene a fare è: quindi io devo chiedere scusa ad Allegri perché lo scorso anno, con quanto mostrato in campo e quanto poi raccolto con i risultati, non ero soddisfatto? A me semplicemente sembra una follia. Piuttosto, nella mia più onesta e sincera opinione, è meglio analizzare come lo scorso anno sia andata male, quest'anno invece stia andando meglio, se no siamo semplicemente di fronte a un giochino senza alcun tipo di logica. E voglio pure centrare un mantra allegriano. Quante volte abbiamo sentito questa frase da parte dell'allenatore? Non abbiamo ancora fatto niente. Ed è vero, perché va bene che la prima metà della stagione è andata in questo modo e stasera alle 18 concludiamo la prima parte di stagione, però poi i conti si fanno alla fine dell'anno. Siamo andati benissimo, secondo me anche oltre le mie più rosee previsioni. Da agosto, quando abbiamo iniziato il campionato, fino a dicembre siamo partiti bene, in gennaio con la Coppa Italia. Però vediamo questo gennaio come si va ad articolare, come va a concludersi e come si concluderà questa stagione, perché alla fine della fiera quello che conta, l'ha detto anche Allegri qualche conferenza stampa fa, sono i risultati e quindi anche i trofei, e noi siamo a secco da un po' di trofei e mi piacerebbe concludere questa stagione con almeno una coppa. Scudetto o Coppa Italia? Mi sembra più facile la Coppa Italia per come siamo messi, però non fermiamoci di sognare. Ieri vi dicevo stiamo ballando e quindi balliamo fino alla fine, vediamo che cosa succede. Anche perché poi bisognerebbe pure spiegarsi perché l'anno scorso si andava male e quest'anno si va meglio. Basta dire chiedi scusa e si risolve tutto? No, per me no, anche perché mesi fa leggevo che fosse impossibile andare a fronteggiare questa Inter imbattibile con i campioni, con una rosa così scarsa. Ecco, allora mi viene a dire, bisogna chiedere scusa ad Allegri, perché queste critiche provengono da chi sta cercando di far passare il messaggio che Allegri non è così scarso, e io vi ho sempre detto che Allegri è un allenatore che sa come vincere la Serie A, ci mancherebbe altro, ha vinto 6 scudetti. Se non lo sa lui, che lo deve sapere? Io, che sono l'ultimo degli stronzi all'interno della lista? Allora perché chiedere scusa all'allenatore e magari non ai giocatori che sono fatti passare come scarsi, se non scarsissimi, impresentabili, che non possa giocare nella Juve? Allora non stiamo parlando di calcio, allora stiamo semplicemente portando avanti le nostre idee. È come se io mi mettessi qua a dire allora facciamo un grande mea culpa e andiamo a chiedere scusa ai calciatori. Ma che contenuto sarebbe? Che contenuto sarebbe? Allora possiamo chiedere scusa a Vlahovic, in particolar modo è diventato una sorta di bersaglio con le gambe. Per me in stagione è sbagliato tanto. Tanto, e lo sapete, a un certo punto vi ho anche detto, per me ora Vlahovic è un problema per la Juventus. Però poi nei big match è sempre stato presente, doppietta con la Lazio, gol con l'Inter, assist con la Roma, recente anche partitone di Vlahovic. Allora cosa facciamo? Chiediamo scusa a Vlahovic? Tante persone quest'estate lo volevano impacchettare per prendere Lukaku al suo posto. Mi pare di aver fatto un video in cui vi dicevo avete visto voi che volevate Lukaku invece che Vlahovic? Avevo ragione io! Perché non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Cosa vuol dire chiedere scusa?
Cos'è sta roba? Vabbè, andiamo avanti. Allora chiediamo scusa anche a tutti i ragazzi del settore giovanile. Tante volte mi è capitato di leggere nei commenti, sui social, no, questo qui non può giocare perché addirittura ultimamente su X ci sono tantissimi retweet di un utente che scriveva che Yıldız fatica in Serie C, figurati se può giocare nella Juventus. Ai ho visto, ve lo dico in dialetto, ai ho visto che fa fatica in Serie C, meno male. Piacerebbe anche a me far fatica in Serie C come fa fatica Yıldız in Serie A. Perché poi per anni siamo stati qui a leggere, a sentire, ad ascoltare e anche a raccontarci che senza i campioni non si vince. Poi arrivano due, tre, quattro ragazzi del settore giovanile, dimostrano di avere magari più fame di altri, che magari sono anche andati via dalla Juventus quest'estate, di essere in realtà pronti ed essere in grado di risolvere le partite. E quindi vincerle anche queste partite. Cosa facciamo? Chiediamo scusa anche ai ragazzi del settore giovanile. E magari allora chiediamo scusa anche a quelli, e io non sono tra questi, perché io non vi ho mai detto deve giocare Yıldız perché. Ma ci sono stati tanti utenti, e li ho letti, me li ricordo, li ho letti con i miei occhi, che dicevano Yıldız è pronto per giocare, deve giocare. E tanti dicevano, ma no, non è vero. Allora chiediamo scusa a chi invocava questi giocatori prima. E se stiamo facendo il giochino del chiedere scusa, allora chiediamo scusa a tutti. E no, non venitemi a scrivere nei commenti, ma come? Allegri non era quello contro i giovani, perché con me non attacca? Anzi, andatevi a vedere diversi contenuti del novembre 2021 in cui vi spiegavo questa cosa e anzi, vi riporto anche questo commento qui che ho scritto all'interno di uno di quei video che ho fatto 2 anni fa, dove vi spiegavo tutto. Tutto e andavo a fare un ragionamento legato ad Allegri, alla Juventus e agli allenatori precedenti, a tutti i ragazzi che sono passati dal vivaio. Poi che Allegri quest'anno abbia avuto un'ulteriore evoluzione da quel punto di vista, che non si era mai visto perché Allegri non aveva mai poi scommesso così tanto sui ragazzi del settore giovanile, per me questo è un dato di fatto. Ma non è che è Allegri, è che la Juventus ha iniziato un percorso differente, la società in primis ha incaricato il settore scouting, Matteo Tognozzi, e si è costruito tutto questo, il progetto Next Gen, e adesso sta dando i suoi frutti, ed Allegri è stato chiesto di far giocare questi ragazzi. Sono concetti differenti, sono veramente concetti differenti. Poi, passo a me, un sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere, perché l'unica critica, e chi segue questo canale lo sa, che ho fatto quest'anno è che stiamo continuando a vincere partite con soltanto un gol di scarto minimo, perché tante volte ho la sensazione che la Juventus proprio non voglia andarle a chiudere, preferisca difendere quell'unico gol di vantaggio che ha. Non sempre, ma spesso. E allora, tante volte ho sentito dire che più di così non si può fare, che bisognava accontentarsi perché quella era la via. Non è vero, e l'abbiamo visto con la Salernitana. Era una partita in cui volevamo divertirci, far gol, ammazzare l'avversario sportivamente. Ci siamo divertiti? Mi pare di sì, o almeno parlo per me, mi sono divertito. E anche tanto. Poi era una Salernitana rimaneggiata col turnover contro una Juve in casa. Però tante volte noi abbiamo avuto un atteggiamento veramente molto cauto contro formazioni, passatemi il termine, anche imbarazzanti dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico. Perché quella roba lì poi nasce da noi. Dalla volontà di fare quel tipo di match, dal soffrire anche contro il pizzichettone, con tutto rispetto al pizzichettone. Non è l'unico modo di vincere. Non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro e diciamole queste cose, perché sennò stiamo veramente recitando una parte e basta. Quindi no, non credo di avere delle scuse per delle opinioni che ritengo legittime, anche se, perché se sono circoscritte a quei 2 anni dell'Allegri bis, dove le cose, ragazzi, non sono andate bene, non mi rimangio una critica di 2 anni fa perché quest'anno sta andando bene. Non sto mica criticando quest'anno, sto criticando quello che si era visto in precedenza. E anzi, penso che nessuno poi avrebbe criticato nemmeno quelle 2 annate se fossero state giocate con la stessa intensità e sulla stessa falsariga della partita di Coppa Italia con la Salernitana. E badate bene, lo sapete bene, che a me di giocare bene, di giocare male, tutte quelle robe lì proprio me ne frega poco, anche perché il bello è una cosa puramente soggettiva, non è oggettiva. E invece è oggettivo che negli ultimi anni la Juventus sia stata sempre più cauta, più preoccupata di non prendere gol piuttosto che di farla, e a volte castrata anche alla ricerca di un risultato che non è arrivato, perché si diceva no, quello è il modo di far arrivare i risultati. E i risultati non sono arrivati invece in quel modo lì negli ultimi 2 anni. Arriverà quest'anno, me lo auguro, lo spero. Quest'anno c'è stata quella piccola evoluzione, ve lo dicevo, un mix tra pressing e passività che ci ha resi solidi ma ancora poco efficaci. Secondo me davanti è la cosa più importante, tanti giocatori, tanti giovani che stanno trovando minutaggio. La Juventus è una delle squadre più green in Serie A e una delle due più green insieme al Bologna nella parte sinistra di classifica, o almeno nelle prime 9. C'è stata una partita diversa,
in Coppa Italia, contro un avversario umile, modesto, dobbiamo dirlo, ma la differenza era principalmente nel nostro atteggiamento. E concludo dicendo una cosa, forza Juve, forza Juventus, perché ieri vi dicevo voglio ballare, stiamo ballando e voglio ballare, sperando che si possa vincere 2 trofei su 2, anche se, lo torno a dire, la vedo molto difficile. Forza Allegri, forza calciatori, perché a volte sembra quasi che ci sia questa divisione, questa distinzione, io tifo Allegri, allora devo tifare Allegri, io tifo calciatori, allora tifo calciatori, mettete da parte le vostre idee, fate la Juventus è composta da Allegri e calciatori, dovete sperare che Vlahovic vinca lo scudetto anche se è vista su, che Allegri vinca lo scudetto anche se è vista su, e sono tutti discorsi differenti, dovete sperare che tutti vincano lo scudetto, perché sono calciatori componenti della Juventus. Non è un modo in cui vi sto insegnando a tifare, non è questo, capitelo, non è questo. Vi sto dicendo però che a volte trovo folle mettersi qui a dire allora chiedi scusa a questo, quell'altro, quest'altro, ma che, ma cos'è? Perché se poi anche nelle serate dove si vince 6-1 e nei giorni successivi si deve leggere delle guerre di religione, allora noi non ne usciamo più. Concludo con un post sempre su Twitter, su X, che ho visto nei giorni scorsi, che mi ha fatto molto ridere, dell'amico Swaffle, un abbraccione, ed è il seguente. Allegristi e anti-allegrani firmano ufficialmente il compromesso storico, un documento che sancisce la fine dei conflitti fino al 30 giugno 2024, e poi tutto il resto, vabbè, è un meme, un meme. Però mi ha fatto ridere perché la situazione è esattamente quella. Tifosi juventini che devono stringere un patto con tifosi juventini di non belligeranza per non far vincere l'Inter. Ma davvero, siamo arrivati a questo punto? Sul serio? Ebbene sì.